Ieri la conferenza dei servizi online convocata dal prefetto di Chieti Armando Forgione insieme al SL2 di Lanciano Vasto Chieti e ai sindaci della provincia di Chieti. C'era anche lei, ovviamente, Diego Ferrara, sindaco del comune di Chieti, che ha sollevato il problema della sofferenza delle scuole nel gestire questa emergenza sanitaria in una fase in cui si sono accumulati molti ritardi, soprattutto sul fronte del tracciamento, ritardi che vanno smaltiti. Ecco, qual è stato il punto della situazione sul fronte scuole? Dopo la riunione, il tavolo Salus et Spes, che periodicamente si riunisce per fare il punto sugli aggiornamenti della pandemia nella provincia di Chieti, c'è stato un incontro anche con le direttrici scolastiche dei comprensori e le presidi. La ASL è stata sommersa da tamponi e non riesce a portare avanti in modo egregio il tracciamento e di conseguenza c'è una situazione di impaccio e di sofferenza veramente circolare. Di conseguenza ho chiesto al prefetto di poterci vedere insieme con le direttrici scolastiche e con ogni probabilità venerdì faremo questo incontro e vedremo di trovare una soluzione. Il prefetto tiene a mantenere aperte le scuole anche perché gli indici di positività e di incidenza a livello scolastico non sono poi così importanti. Quindi, essendoci venerdì, questa ulteriore riunione, diciamo che questa settimana le scuole comunque rimarranno aperte e qualunque decisione sarà rinviata la prossima settimana. Sì, certamente le scuole per ora rimangono aperte, non è detto che debbano essere chiuse. Prenderemo una decisione venerdì in base alle esigenze delle scuole, ma anche in base ai dati scientifici. Non possiamo chiudere le scuole su problemi inerenti la nostra generale stanchezza nel gestire questa situazione, anche perché con ogni probabilità stiamo scavalcando il cosiddetto piccolo zenith e molto probabilmente fra qualche settimana cominceremo ad uscire fuori dalla fase esponenziale.